Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, e oggi vogliamo toccare un tema che ci porta a rivedere concetti che ho già espresso, però andiamo proprio a rivedere partendo dall'inizio. Questo video è dedicato all'amica Nunzia che mi ha chiesto un chiarimento su questi aspetti, quindi vediamo di capire esattamente come si possa approcciare quella che è definita, ma non solo io ovviamente, finanza personale, quindi come trattare i propri soldi per fare in modo che essi diano un frutto. Il primo passo quindi che dobbiamo fare, è ovviamente un passo obbligatorio se vogliamo avere dei soldi, è quello del risparmio. Risparmiare significa accantonare una parte delle nostre entrate, quindi possiamo anche partire, so che sembra poco, ma in realtà non è così e si può dimostrare proprio con l'interesse composto, partire, dicevo, risparmiando 1 euro al giorno, quindi è sufficiente mettere da parte 1 euro al giorno. Quando ero bambino avevo un salvadanaio, era un salvadanaio fatto in plastica ed era a forma di maialino, non so che all'inizio mi sembrava abbastanza grande. Comunque questo maialino mettevo sempre le monete che mi davano. I miei genitori mi hanno insegnato appunto a risparmiare. Quindi, la prima cosa, se lo farò anch'io, lo riprenderò, è quella di avere proprio un contenitore in cui noi andiamo a mettere giornalmente, quindi ci abituiamo a prendere parte dei nostri soldi, delle nostre entrate e a metterli in questo salvadanaio, perché è sufficiente risparmiare 1 euro al giorno. 1 euro al giorno sono 365, fatto l'anno digestivo, euro all'anno. Quindi riusciamo ad accumulare nell'arco del tempo una certa somma, una certa cifra. L'esempio è molto semplice, se abbiamo una vasca da bagno, immaginate una vasca da bagno, dove appunto noi andiamo ad accumulare dell'acqua, se questa vasca ha dei fori, quindi l'acqua esce, naturalmente se l'acqua che esce è maggiore di quella, rispetto a quella che entra, la vasca tenderà a svuotarsi, prima o poi rimarrà vuota. Viceversa, se l'acqua che noi mettiamo dentro è in quantità maggiore rispetto a quella che esce, è chiaro che si continuerà a riempire sempre di più e questo continuerà nel corso del tempo. Quindi bisogna sempre ragionare nell'ottica di lungo termine, 10, 20, 30 fino a 40 anni per quello. Cioè nel lungo termine il nostro risparmio darà i suoi frutti. Proprio perché oltre al risparmio noi dobbiamo pensare poi a delle forme di investimento, cioè dobbiamo fare in modo che questo denaro, grazie poi all'interesse composto, dia dei frutti sempre in aumento con il tempo. Perché abbiamo visto che l'interesse composto, poi metto un link nel video, che proprio dal punto di vista tecnico spiegano come funziona, che ho già fatto, quindi se non sbaglio sono 3 video che vi metto in descrizione, ci permettono di accumulare giorno dopo giorno delle cifre e queste cifre a un certo punto daranno un rendimento che aumenta sempre più del tempo, quindi in modo non lineare, non secondo una crescita lineare, ma si dice una crescita esponenziale, quindi crescendo molto di più a un certo punto nel tempo, quindi con una crescita molto più forte. E questo è proprio il segreto dell'interesse composto, questo vedere un miracolo dell'interesse composto, proprio perché da un certo punto in poi le entrate si moltiplicano. Quindi, ricapitolando, primo passo il risparmio. Bisogna risparmiare 1 euro al giorno, bisogna mettere da parte 1 euro al giorno. È poco? Non è poco, perché nell'arco dell'anno sono 365 euro, in 10 anni sono 3.000 euro, che però danno ogni anno
un certo frutto grazie alla leva finanziaria, quindi l'interesse composto, lo chiamiamo interesse composto. Come fare fruttare il denaro? Ci sono, abbiamo visto, diverse strade, quindi una volta si usavano i buoni postali, si usava l'interesse anche del conto corrente, attualmente non è più possibile, quindi dobbiamo praticare delle operazioni finanziarie che sono legate alle obbligazioni, abbiamo visto, legate alle azioni, quindi in modo più rischioso, anche se, ribadisco, nel lungo termine si dimostra come l'azione abbia un rendimento del 7%, quindi vuol dire che le azioni sì, il valore dell'azione sale e scende, ma poi una volta arrivati nel lungo termine, quindi ripeto 10, 20, 30 anni, dipende dall'orizzonte temporale, il rendimento si dimostra essere del 7%, che per noi va bene, noi cerchiamo di raggiungere il rendimento del 4-5%. Altra cosa è iniziare da subito, quindi più si è giovani, più si ha tempo per investire. Gabriele adesso ha 14 anni, così comincia adesso a seguire questa strada, nell'arco dei 20 anni, quindi ne avrà 34, sarà ancora giovane e avrà da parte il suo capitale. Quindi ragazzi che mi seguono, consiglio sempre di cominciare il prima possibile. Prima possibile vuol dire cominciare ad accantonare. Ci sono spese che sono necessarie e spese invece che non lo sono, quindi pensate prima di spendere il denaro se quella spesa è una spesa che può dare un frutto a lungo termine, ad esempio comprando quei libri, un libro è un investimento a lungo termine perché ci permette appunto studiando di capire poi ad esempio come funziona la finanza, ma non solo, qualsiasi materia, e quindi di avere le idee più chiare, di sapere esattamente come fare. Viceversa, un nuovo telefonino, un nuovo iPhone, comunque uno smartphone nuovo, di fatto non aggiunge nulla a quello che noi avevamo già prima. Quindi pensate sempre a come spendete i vostri soldi. È meglio, naturalmente, fare una spesa che sia poi un investimento. Questo non vuol dire che ad un certo punto noi possiamo anche fare delle spese, perché siamo liberi di fare la vita che vogliamo. Per fare questo bisogna destinare un certo budget, quindi sapere che una parte della cifra che noi andiamo a risparmiare lo destineremo a fare una certa azione. Se voglio comprare lo smartphone, va bene, compro lo smartphone, però sarà sempre legata al risparmio, quindi se prima risparmiamo un euro, adesso risparmio mezzo euro lo accantono in modo poi da poterlo spendere. Bene, quindi sono tornato volentieri su questo argomento, argomento molto importante, perché senza risparmio è intuibile che non ci può essere nemmeno poi un approccio legato alla finanza. Spero che vi siano state utili queste informazioni, nel senso di farvi ragionare su come poi affrontare la nostra vita dal punto di vista naturalmente finanziario. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi saluto, se vi è piaciuto mettete un like, dislike se non vi è piaciuto, commentate qui sotto, soprattutto se avete curiosità, domande, in questo caso inerenti la finanza personale. Grazie ancora e ciao a tutti!